Su Card Trader potete trovare tutte le carte che volete dei vostri giochi di carte collezionabili a spedizione gratis, esatto, spedizione zero, completamente gratuito con un nuovo servizio. E in descrizione trovate il link d'accesso che con la registrazione vi consente di avere un bonus d'accesso speciale. Ben a tutti ragazzi, sono io Mirko della Degrado Family, sono in compagnia sempre del Trincone. Salve. Ultima parte delle prime opening di OP02 e apriamo lo Strator Deck numero 6 della Marina, che inaugura il nuovo colore nero. Nero, nero. Allora, apriamo col nostro coltellino di fiducia questo fantastico mazzo. Il leader Akainu è carino, discreto, però dei neri è più forte Smoker come leader. Concordi con me, dai, tanto. Trinca è quello che ha testato di più Smoker, vedete anche alcuni video sul canale. Allora, come leader nero, allora vi dirò, il Smoker non è così forte, però in confronto a Sakazuki è molto più forte. E, però l'altro, quello viola-nero, Zephyr. Zephyr, se lo fai fatto bene il mazzo potrebbe essere anche migliore di solo nero. L'unica differenza del nero è che se giochi solo nero c'hai 4 vite, c'hai 5 vite, se giochi Zephyr ne hai 4. Se no ci sarebbe anche Garp, che è carino, però il Garp discorso è lo stesso. penso sia abbastanza ingiocabile, Dov'è? purtroppo. Dai, ogni volta che alleghi un don, Ma da meno uno a un personaggio. non ha fatto top, quindi fa schifo. Allora, apriamo il mazzo. Sembra diventare matico ad aprirlo. Allora, all'interno, come solito, ci sono i 10 donne. Oh, non sono neanche imbarcate troppo, guardate. Di solito sono più imbarcate le carte dei mazzi. Questo no. Allora, qua abbiamo i 10 donne, che vabbè, restano dove sono. E abbiamo il leader Sakazuki, di cui stavamo appunto parlando prima. Mettiamo in busta. Leggiamo al volo. Allora, questo leader ha 5 vite, è nero, base. E una volta per turno puoi restare 3, scartare una carta dalla mano e mandare KO un personaggio dell'avversario costo 0. Quindi è carino, però se scartare uno è un po' complesso, poi devi accusare 3 di costo, è meglio Smoker dei due. Il problema è che ci sono già altre carte che fanno la stessa cosa, tipo Kobe, e devi solo scartare uno, Sì, e quindi infatti, copi un non play, scarti c'è già uno, troppe carte spacchi che un ti fanno 3, poi. scartare nel nero, non puoi giocare Perché anche il anche Sakazuki, quello super raro, delle buste, è lui. uguale. Sì. Però guardate, è bellissimo, stupendo, bellissimo. Resta qua, bellissimo. Poi abbiamo come altre due super, c'è Smoker, che lo leggiamo subito anche questo. È un costo 5. 7000 di potenza, non può essere mandato KO dagli effetti. Poi quando ha un don allegato, guadagna doppio attacco. Quindi è fortissimo. Se c'è un costo zero, però. Sì, se c'è un Se c'è costo un costo zero. zero e questa carta ha un don allegato, guadagna doppio attacco, quindi infligge doppio danno. Nel mazzo c'è il 2 per, come in tutti gli Vabbè, Strator sì, che abbiamo quello lì sì. visto. Si gioca a 3 o a 4, perché è veramente È forte. giocabile, è giocabile. Poi abbiamo Garp, che è l'altra super rara di questo Strator Deck. Garp è un costo 5, 6000 di potenza, una volta per turno. Ma in realtà non c'è scritto una volta per turno, attiva main, quindi è. Puoi scartare una carta dalla mano e restare questo personaggio, quindi sì, praticamente, a meno che non lo rimetti attivo in qualche modo, ma non penso ci siano. È una volta per turno. Mandi KO un personaggio avversario di costo 4 o meno, quindi appunto, come dicevamo prima, è una di quelle carte che manda KO scartando ed è anche più forte perché manda KO a un 4. Questo qui mi sa che si gioca, questo gap qua. Non ne sono No, sicuro, direi di ma no. no, Non alcuni ho credo. visto alcune versioni che lo Alcune versioni lo giocava. giocano, ma in generale non si gioca. Poi abbiamo, questi qui le vediamo un attimo un po' più velocemente, abbiamo Kobe in doppia copia. Questa carta qui, on play, che non è il Kobe che dicevamo prima, è il Kobe quello, dicevamo prima, quello delle buste, quello raro. Puoi scartare una carta dalla mano e mandare KO un personaggio dell'avversario con costo 0.
Il Kobe, quello della busta, praticamente fa la stessa cosa ma più forte, cioè scarti uno ma mandi un 3. È vero che costa di più, però è più forte. E questa è un'altra delle carte comuni. Poi un'altra carta comune è Yango, senza effetto, un giallone, costa 1-3 mila i soliti. Questo qui ovviamente è 4 per in questo strato, figurati. Poi abbiamo un altro 4 per, Sengoku, costa 5 potenza 6 mila. Quando attacca dai meno 4 a un personaggio avversario. Praticamente fa quello che fa Kuzan, quello super raro, però meno forte, insomma, quindi no, si preferisce. Poi abbiamo Tashiji in quadruplice copia, questa qui invece si usa perché è un counter 2000 e in più puoi restare questo personaggio e dare meno 2 di costo a un personaggio dell'avversario. Fino a un personaggio, quindi anche 0, ma non ha senso. E perché appunto il nero si basa sul calare il costo e distruggere, perché ha potenziamenti, appunto, come abbiamo visto, che spacca i costi 4. Questo qui, quando c'è 1-0, vuole un doppio attacco e cose così. Insomma, serve, riduce il costo delle carte e per attivare alcuni effetti abbastanza forti. Poi abbiamo sempre in 4 per Tsuru, che semplicemente è il blocker del mazzo, costo 2-2000 di potenza, ci abbiamo quadruplice copia. No, Se non ricordo male non si gioca, questa qui no, si si gioca gioca l'altra. Sì, Corazon perché è rosinante, che c'ha 1000 in più di potenza, mi sembra, non mi ricordo. poi abbiamo in doppia copia Ina, costo 3 potenza 5000, home play, dai meno 4 al costo di un personaggio dell'avversario. Abbiamo due. Poi un altro giallone senza effetto, in quadruplice copia, full body, 2-4000, ne abbiamo 4, e vabbè, ok. Poi questo c'è Ermeppo, costo 2 potenza 3000, quando viene giocato puoi dare a un personaggio dell'avversario meno 3 al costo, e questo qua è in 4 per, qui non è male, bisogna vedere un po'. Poi c'è Momonga, un giallone, costo 4, 6.000 di potenza, in quadruplice copia. E insieme a lui un altro giallone presente è T-Bone, che è il T-Bone Station, in suo onore, tanta roba. Peccato che non ci sia più, questa steakhouse a Casalecchio, però vabbè, è RIP. E vabbè, a parte i miei deliri, che però sono veri, bastardi, fate tornare il T-Bone che era il miglior ristorante, il T-Bone maggiore di ogni cosa. Fa cagare Non è vero, proprio, non è vero. veramente schifo. E un giallone, costo 3, 5.000 di potenza, quadruplice copia. Poi passiamo agli eventi, che questi qui invece sono forti, e sono tanti anche. Abbiamo quello di Sengoku, Shockwave, l'attacco di Sengoku, che questo qui si gioca. E costo 2, è un counter. Praticamente, fino a un tuo personaggio leader, guadagni più 4.000 in questa battaglia, e poi puoi mandare KO un personaggio attivo con costo 3 o meno dell'avversario. Ha anche il trigger, quando viene pescato dalle vite. Manda KO un personaggio dell'avversario con costo 4 o meno, quindi questa carta è veramente forte. Purtroppo ce ne sono solo due, quindi per avere il 4 per servono due copie dello Structor. Poi, se un altro evento sempre in duplice copia, è invece l'attacco di Akainu, Great Eruption, costo 1, questo qui non è un counter, si attiva durante il tuo turno, peschi 1 e dopo puoi dare meno 2 al costo di un personaggio dell'avversario. Poi c'è presente anche il trigger, quando viene pescato dalle vite, il tuo avversario sceglie una carta dalla sua mano e la scarta. Sinceramente, a me non si gioca questa. Poi, un altro evento, questo invece è in quadruplice copia, è l'attacco di Smoker, Whiteout. Questo invece è un costo 1, un counter, da più 2000. Semplice, e presente anche il trigger, che quando viene pescato dalle vite, peschi una carta. E nessuno dei tuoi personaggi può essere mandato KO durante questo turno. Quindi ci sta, carino. Questo qui è in quadruplice copia. Non si gioca, però vabbè. Magari forse alcune versioni lo giocano, ma non penso. No, si gioca. Poi qua presenta questo Strator uno stage in duplice copia. Tu potete vedere. Lo mettiamo subito qua. Allora, questo stage costa 1. Quando viene giocato, dai meno 1 al costo di un personaggio dell'avversario. E durante il tuo turno puoi restare lo stage, e se il leader è della marina, un navi, quindi sì, per adesso sono tutti ne navy, quelli neri, quindi si attiverà sempre in OP02, e
Praticamente puoi dare meno 1 al costo dell'avversario, quindi te lo giochi, attivi l'effetto, lo resti, praticamente da meno 2 nel turno in cui viene giocato, mentre negli altri dà solo meno 1. Però non so perché non venga giocato, non è malissimo secondo me. Poi è uno stage alla fine, cioè si può tenere lì. E non ci sono carte che buttano giù gli stage, quindi... No, forse in questa espansione 1 ne è uscita, Mi no. sembra. No, Dai, in OP03 sì, ma adesso non c'è ancora. adesso no. Quindi niente, questo qui era lo Stractor di Akainu, bellissimo, Sakazuki. Piace tanto questa carta, è troppo bella. E niente, mi raccomando, mettete like, iscrivetevi al canale, guardate i nostri video unboxing dei box se ve li siete persi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!